Se qualcuno era rimasto perplesso per la novità del sesto corso del Carnevale di Viareggio, si tenga forte, c'è il settimo. Gli incassi hanno bisogno di essere rimpolpati e il meteo grida vendetta. Ecco allora che il CDA Lampo della Fondazione, dopo il terzo corso, ha deliberato che domenica 4 marzo, subito dopo la prevista data di chiusura, ci sarà un ulteriore appuntamento, con carri e maschere sui viali a mare. Un lungo weekend che inizia sabato 3 marzo con il corso notturno dalle 19 alle 22, al termine i fuochi artificiali. Domenica 4 marzo invece, corso straordinario di chiusura dalle 14.30 alle 18, al termine i verdetti e lo spettacolo pirotecnico finale. Quindi lo spettacolo pirotecnico previsto martedì 21 è stato spostato. La notte del 3 marzo proseguirà, dopo il corso, con una grande notte bianca di burlamacco in passeggiata, con i carri a fare da sfondo in Viale Margherita per tutta la notte. Chi ha il biglietto cumulativo potrà accedere al corso di domenica 4 con un biglietto ordinario scontato a 10 euro. Biglietto di 10 euro sempre per il 4 marzo anche per chi si presenterà alle casse con il biglietto del corso di sabato sera.